Primo tempo Vicos contro Atletico Madrid, risultato di 4-2 per i Vicos. Passaro. Sì. 4-2 per voi, partita molto molto bella, molto combattuta. Cosa si deve fare secondo te in questo secondo tempo? Migliorare e mettere bene la difesa. E lavorare molto sulle palle native. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo. Andiamo da qualcuno di Atletico Madrid. Pipino 4-2, però è una partita abbastanza equilibrata. Secondo te cosa si deve fare in questo secondo tempo? Solo organizzazione e passare più la palla. Abbiamo preso 4 gol per le azioni solitarie. Per il resto stavamo giocando bene. Assolutamente. Va bene, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ci vediamo dopo per il proseguo di Atletico Madrid contro Vicos. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che ha visto affrontarsi Vicos contro Atletico Madrid. Atletico Madrid vince per 7-6, una partita bellissima, combattutissima, Fiorica Pomorelli con una tripletta, migliore dei suoi, Panico, anche lui con una tripletta. Panico, partiamo da te, partita bella, vincente, avete quasi condotto per tutto il match, poi avversari all'ultimo secondo sono riusciti ad agguantare il risultato, cosa ne pensi? Cioè, la partita finisce quando ci sono i tifosi, giochi a 50 minuti, giochi 40 e poi gli ultimi 10 li spegni. Assolutamente, però quando avete giocato, soprattutto tu hai fatto vedere bellissime giocate anche con i tuoi compagni. Sono cose alla fine, cioè, uno non ci pensa nemmeno, perché vengono al momento. A chi vuoi dedicare 3 gol e la prestazione? A te. Grazie, pensavo a me. Senti Morelli, passiamo a te, seconda partita per voi che vi riscatta un po' della sconfitta, forse troppo ampio il passivo sì. Rispetto alla scorsa giornata, non meritavate nemmeno di perdere, oggi però avete vinto. Oggi abbiamo potuto finire la fine. La partita l'abbiamo vinta. Abbiamo vinta nei 60 minuti. Perché abbiamo giocato fino a... di squadra. Certo, loro hanno giocato bene tutta la partita. Noi abbiamo iniziato un po'. Non ci siamo capiti bene all'inizio, però poi ci abbiamo creduto fino alla fine. Assolutamente. Senti, prossima partita l'Atletico Madrid incontra i ragazzi di Ranieri che hanno perso la prima contro la Rocellese. Entrambe le squadre giocheranno dopo. Secondo te cosa si deve aggiustare per portare ancora? Dobbiamo solo conoscerci meglio, perché comunque un paio di noi non abbiamo mai giocato insieme. È un po' di esperienza in più, la squadra ci sta. Poi si vince e si perde, si vince e si perde. Infatti la partita è stata molto agonistica, perciò è stato molto bello. Senti, a chi vuole dedicare il triplette e prestazione? Non la dedico a tutti e 10 giocatori che stanno in là. Grazie, in bocca al lupo. Ciao ragazzi. Ciao, adio.